Selector. Ciao ragazzi, io con Rix e oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo nell'episodio settimanale di sintesi di Dragon Ball Super. Parliamo dunque dell'episodio 119. Episodio che inizia con Vegeta e il Vigilante della Giustizia che combattono. Il Vigilante sfodera un altro tipo di armatura in cui i suoi attacchi sono 300 volte più veloci e più potenti del normale. Ma viene comunque spinto fino al limite del ring da Vegeta e una forza invisibile lo spinge giù e lo fa cadere. Anche Vegeta, che va a guardare il perché si è caduto, perché si è autoeliminato, rischia di cadere anche lui perché questa forza invisibile lo sta per buttare giù, ma riesce a tornare sul ring. La stessa cosa succede a Gohan, infatti andando a guardare qual è questa forza viene buttato giù, ma Piccolo con le sue braccia allungabili riesce a riportarlo su. Si scopre essere un guerriero dell'universo 4 e i ragazzi non riescono a percepire la sua aura. In questo modo non riescono a capire dove possa essere. In seguito, grazie a Krillin, a Gohan viene l'idea di creare un muro di fumo in modo che il guerriero invisibile venga un po' ricoperto di granelli di terra, di roccia. In questo modo potrà essere un po' visibile. Fatto questo, appunto, il guerriero, che è una specie di camaleonte, diventa visibile e, riuscendo a colpirlo, i guerrieri dell'universo 7 lo buttano giù. Entrano in campo altri due guerrieri dell'universo 4. Uno di questi crea una specie di cupola che a sua volta delinea un campo in cui possono essere create delle illusioni, che però non sono tangibili, quindi non possono essere né toccate né possono fare del male. Però in alcuni momenti queste illusioni riescono a colpire i nostri guerrieri e quindi Gohan e Piccolo riescono a intuire che ci sia sia una persona che crea queste illusioni sia un'altra che entra dentro queste illusioni o comunque utilizza il diversivo delle illusioni per attaccare. Piccolo intravede colui che crea queste illusioni e con un attacco riesce a buttarlo giù dal ring. Dopodiché notano un'aura che è quella del guerriero, appunto, che utilizzava il diversivo delle illusioni per attaccare, e quindi credono di averla ormai in pugno, soprattutto Junior, ed è proprio questo che lo porterà alle eliminazioni. Infatti rimane fermo praticamente sul bordo del ring, non so perché nel bordo del ring, però rimane fermo lì, e appena sente l'aura del guerriero sferra un attacco che però va a vuoto e questo essere lo butta giù. E quindi ragazzi abbiamo un'altra eliminazione da parte dell'universo 7 e adesso sono rimasti in 6 guerrieri. Invece C17 rimane molto più attento, infatti rimane fermo con gli occhi chiusi e grazie a questo riesce a sentire il suono che produce l'avversario mentre si muove e capisce che è un avversario non invisibile ma molto, ma veramente molto piccolo. Quindi questo avversario viene scoperto, Goku prova a prenderlo con la mano ma non riesce e quindi decidono di limitare la sua mobilità, perché questo piccolo essere, questo piccolo insetto continua a saltellare. Decidono di continuare a tenerlo in aria per poterlo colpire, quindi senza farlo saltellare, e grazie a questo metodo riescono a eliminare anche lui, ragazzi. Quindi abbiamo ben 3 eliminazioni da parte dell'universo 7, ma 4 in totale in questo episodio. Per sfortuna, oppure fortuna, dipende dai punti di vista, il guerriero insetto era l'ultimo rimasto dell'universo 4 e quindi l'universo 4 verrà cancellato. Al che, ragazzi, rimangono solo 3 universi: l'universo 7 con 6 guerrieri, l'universo 3 con 4 guerrieri e l'universo 11 con solamente 3 guerrieri. Alla fine del torneo mancano 12 minuti e nei prossimi episodi vedremo cosa succederà in questi 12 minuti. Quindi ragazzi, per questo episodio può essere tutto. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, di condividere il video sul canale, passare dei social qua sotto in descrizione. Quindi Rix è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bye bye!